Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, oggi il Vangelo ci presenta questo episodio del ricco anonimo, cosiddetto Eburone, e del povero Lazzaro, che è il cuore della celebrazione, a cui fanno da contorno. Le prime due letture con voi, in questa seconda omelia, vorrei in particolare volgere uno sguardo sulla parte più bella, che è la seconda lettura, perché il Vangelo e anche la prima lettura sono episodi drammatici, perché fanno apparire l'episodio di questo ricco eburone, che è l'emblema di quelli che Amos chiama gli spensierati di Sion, gli uomini che vivono senza pensare a niente se non alla propria, come dire, alla propria pancia e al proprio godimento. E questo povero Lazzaro, questo poveretto, che invece è l'emblema dei prediletti del Signore. Ecco, San Paolo nella seconda lettura ci ha parlato di vivere da uomini di Dio, tu uomo di Dio evita queste cose, poi lo vedremo. Ieri sera dicevo che ci sono fondamentalmente due stili di vita e due leggi. C'è uno stile di vita divino, che ha come legge la carità, e c'è uno stile di vita infernale, molto umano quanto possiamo constatare in giro, che ha come legge di vita l'egoismo. Vedere situazioni come quelle descritte nel Vangelo, che si vedono anche oggi, è cosa brutta. Quindi vedere enormi quantità di patrimoni e di ricchezze concentrate in pochissimi, che se le godono egoisticamente, quando ci sono, sapete bene, milioni di persone che non hanno neanche necessario per vivere, è una cosa che oggettivamente, l'abbiamo già visto domenica scorsa, se ricordate, stride contro la virtù cardinale della giustizia. Cioè non è giusto che ci sia una cosa di questo genere. Se una persona ha a disposizione patrimoni impressionanti, e il Vangelo che leggiamo adesso è immediatamente il seguito di quello di domenica scorsa, lo ricordate, procuratevi amici con la disonesta ricchezza, e è chiamato dal Signore ad essere buon amministratore di tutto ciò che c'è per distribuire, la Chiesa dice, non sempre per carità, ma più spesso per giustizia, non ciò che è di più a chi è privo del necessario. Il Vangelo chiaramente comporta anche non soltanto questa denuncia di questa ingiustizia, ma anche un avvertimento, un monito, una munizione da parte del Signore sulle conseguenze. Questo passo del Vangelo, che è uno dei passi evangelici che proprio a livello dogmatico fonda senza dubbio alcuno sia l'esistenza dell'inferno, perché viene nominato due volte, sia l'eternità dell'inferno, che è cosa a cui bisogna pensarci. E Abramo risponde al ricco che dice, guarda che tra noi e voi c'è un abisso invalicabile, non si può venire da qui a giù e non si può salire da giù a su. Vi ricordate tante preghiere, no? La porta dell'inferno, lasciato di speranza voi entrare, qui si entra e non c'è via d'uscita. E quindi l'esistenza dell'inferno, l'eternità dell'inferno, il fatto che l'inferno non è un luogo e il fatto che l'inferno è una verità di fede. Quando Lazzaro, quando il ricco cattivo dice manda qualcuno a dire la mia, che non ci credono, e Abramo risponde bastano Mosè e i profeti. Quindi le verità di fede divina e cattolica, e attenzione che se uno non accoglie queste verità, neanche se uno ritornasse dai morti, sarebbero persuasi. Voi sapete che ci sono alcuni santi, qui ogni tanto c'è qualche muscoletto catechetico, per esempio Santa Faustina, ecco Astia, la conosciamo tutti quanti, no? La santa della Divina Misericordia. C'è uno muscoletto, adesso non so se è ancora disponibile, e Santa Faustina una volta è stata presa dal nostro Signore e è stata portata all'inferno, materialmente. L'apostolo della misericordia, quindi quella che ci ha avuto, diciamo, il compito dal Signore di parlare del suo amore e della sua misericordia, cioè come la porta all'inferno, la porta all'inferno, perché Gesù gli ha detto voglio che tu veda questo posto e ne parli alle persone, in modo tale che capiscano che chi non vuole entrare nella porta del mio amore e della mia misericordia, che è spalancata, purtroppo va a finire qui. E Santa Faustina l'ha descritto con sette caratteristiche l'inferno. Ma secondo voi chi ci crede poco all'inferno, se si legge la testimonianza di Santa Faustina, che cosa penserà? Questa è una povera,
è fatta qualche allucinazione, se ha sognato la notte, quindi sono verità di fede. Ecco, e all'inferno, ordinariamente, dell'inferno noi non abbiamo una visione adeguata. Il pastore Alinifane, penso che come sappiate, nell'apparizione del 13 luglio del 1917, la Madonna per un secondo gli ha fatto vedere le voragini dell'inferno e hanno lasciato scritto i pastorelli che se non ci fosse stata la presenza della Madonna, la sua assicurazione, sarebbero morti di spavento. Quindi purtroppo è una realtà che esiste e anche di questo si parla nel Vangelo. Ora, San Paolo chiaramente propone, parlando a Timoteo, l'immagine di un uomo che sia non adeguato agli standard molto mondani, quindi goderecci, spensierati, lussuriosi, avidi del ricco senza nome, ma di un uomo di Dio. E enumera, le vediamo brevemente insieme e poi concludiamo, alcune importantissime virtù. Qui ne cita sei. Tu, uomo di Dio, evita queste cose. Tieni invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza e alla mitezza. Bellissime virtù che dovrebbero essere oggetto della nostra attenzione e del nostro esercizio. Che cos'è la giustizia? La giustizia, già i Romani dicevano che è rendere a ciascuno il suo. D'accordo? Allora, esempio. A Dio noi che cosa dobbiamo? A Dio noi dobbiamo l'amore, il culto e l'adorazione. Non sono atti, sono atti dovuti, d'accordo, a colui che ci ha creato. Al prossimo che cosa dobbiamo? Ad ogni prossimo, a tutti. Il rispetto a tutti. Quindi non si manca di rispetto a nessuno, non si parla male di nessuno, non si insulta a nessuno, eccetera, eccetera. No? A noi stessi che cosa dobbiamo? Dobbiamo un amore santo alla nostra anima. Per cui non dobbiamo vivere da dissoluti e da spensierati, quindi pensando che un'anima non ce l'abbiamo, e occupandoci soltanto delle cose del corpo. Ne ha parlato anche il Papa nei giorni scorsi. Noi non possiamo ridurre la vita umana semplicemente a corporeità, dimenticando che siamo uomini. Quindi, e curare la nostra anima è cosa che possiamo fare soltanto noi, non può fare qualcun altro nei nostri confronti. Poi, la pietà si esercita sia nei confronti di Dio, la pietà è quell'amore affettuoso che nei confronti del Signore ci lega. Voi sapete che le nostre nonne avevano dei libretti, e qui a Sermoneta ce ne stanno un pochino ancora di sante nonne, dove in quei libretti c'erano scritte quelle che si chiamano le pratiche di pietà, trovate quella serie di preghiere e di devozioni che si hanno nei confronti di nostro Signore. Ma la pietà poi si usa anche nei confronti del prossimo, quando uno tende a compatire, a pietà delle sofferenze altrui, quindi non ha un atteggiamento sprezzante come quello del ricco, ma indulgente, che si fa vicino, si fa carico delle sofferenze altrui. La fede è la virtù teologale per antonomasia, quella che ci rende aperti ad accogliere dal Signore tutto quello che ci insegna e che ci dice anche quando non ci risulta evidente. Prima abbiamo parlato dell'inferno, che l'inferno esista non è evidente, d'accordo? E ci sono anche degli aspetti che ci mettono un pochino di inquietudine, perché guardate che a mio avviso la cosa più terribile dell'inferno non sono i tormenti, ma il fatto che è eterno, non finisce più. È una cosa allucinante se noi ci pensiamo, perché se noi stiamo male in questo mondo, lo sappiamo, ogni volta che stiamo male soffriamo, però abbiamo sempre la speranza, staremo meglio, finiremo di soffrire. Massimo che succede, moriamo e le sofferenze finiscono. Immaginate una situazione in cui non finiscono mai. Quindi magari la nostra persona ha un po' di riluttanza, cioè non è possibile che esista un posto del genere, potremmo pensare. Ma la fede ci dice no, esiste ed è esattamente così, perché così Dio ci ha rivelato che è. Quindi per quanto possa sembrarci duro e strano, lo accogliamo in forza della virtù che arriva nella fede. Poi la carità. La carità non è soltanto questo, penso che lo sappiamo, no? La carità nel senso dell'elemosina che si fa nei confronti del prossimo, è imparare ad amare veramente, anzitutto Dio e per amore di Lui, il prossimo. Ogni prossimo, a quelli che ci stanno antipatici, a quelli che ci trattano male o che ci fanno del male. E infine due bellissime virtù, la pazienza. Guardate che se ci fosse un supermercato dovremmo andare a fare
provo un'incetta di pazienza, mi direbbe comprarne qualche miliardo di tonnellate, insomma, perché è una delle virtù più utili e più importanti alla vita terrena. Ce ne vuole tanta, tanta, tanta di pazienza, perché ogni giorno ci abbiamo dai piccoli fastidi, dai piccoli inconvenienti, alle grandi fonti di, come dire, di disturbo o di sofferenza o di prova in certe circostanze, per cui a volte sentiamo un po' di stanchezza, un po' di... Quando uno dice ce la faccio più, sono stanco, ecco, lì bisogna fare un ulteriore rifornimento di santa pazienza, che è una virtù molto cristiana e molto importante. E infine l'avidezza, che è quello stile, diciamo, pacato, mansueto, dolce, non iracondo, non belligerante, non tagliente, non atto a ferire o a fare del male, insomma, prossimo, che si presenta sempre in un modo molto, molto soprannaturale, quindi molto simile a come era il modo di fare di Gesù e di Maria. Questo è l'uomo celeste, capite? Quando noi immaginiamo una persona così, certamente una persona così è persona bellissima ed è gradevolissimo starci. È molto brutto invece vedere tanta, come dire, indifferenza, tanto egoismo e a volte tanta crudeltà in tante persone che pensano purtroppo soltanto a se stessi. E capite, il Vangelo di Luca è molto molto attento a queste cose. Vi ricordo alcune cose che abbiamo sentito durante le messe, non vi ricordate? La parabola dell'incostolto, quello che dice: ah, adesso finalmente ho finito di lavorare, ho raggranato tutte queste cose, adesso tutta vita. E Dio gli dice: stanotte ti sarà chiesto l'aria. Domenica scorsa c'era il ricco disonesto, avete amici con disonesta ricchezza, oggi c'è il ricco senza nome e il povero avanza, no? Ecco, quindi sono tutte esortazioni a chiederci qual è il nostro orizzonte, il nostro stile di vita e soprattutto su quali frequenze siamo sintonizzati, su quelle molto umane o mondane o su quelle divine e soprannaturali. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a interiorizzare queste cose e soprattutto a vivere sempre in maniera soprannaturale e divina, come San Paolo ci ha insegnato, lontani da quel modo di essere, di fare, di pensare del ricco senza nome del Vangelo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.